Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima estiva e caldissima puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. Anche quest'oggi infatti parleremo dei progetti che hanno riscosso maggiore interesse durante il mese, questa volta di giugno, ovviamente della foto che ha ottenuto più mi piace durante lo stesso mese. E se avete seguito bene le nostre dirette, se non l'avete fatto fatelo, te sapete che la persona che ha ottenuto più mi piace durante il mese di giugno avrà ottenuto un codice sconto da ben 20 euro da poter utilizzare sul nostro catalogo. Curiose di scoprire di chi stiamo parlando? Io no, perché già lo so. Però iniziamo subito col primo progetto di oggi, non prima della nostra adorata sigla. Il primo progetto di oggi è di Francesca Russo, che ha utilizzato il visco di cipolla e l'uncinetto numero 4 per realizzare questa meravigliosa creazione che ha preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare. E oggi non sarà l'unica. Ci ha inviato un vocale delle foto e io, come al solito, taccio e quindi vi lascio ascoltare e guardare. Buongiorno, sono Russo Francesca e vengo da Caserta. Per il progetto io ho utilizzato il visco Iggy nella variante cipolla e l'uncinetto da me utilizzato è il numero 4. Mi sono trovata molto bene con questo filato perché è molto scorrevole e non ho avuto nessuna difficoltà nel realizzare questa blusa. Ho utilizzato circa 5 gomitoli e mezzo per avere una vestibilità di una taglia 42-44. Mi sono ispirata al modello della Fata Tuttofare, che ormai è la mia musa. La seguo sempre anche perché mi trovo con i progetti che lei realizza, in quanto ho la sua stessa taglia, quindi non faccio quasi mai nessuna modifica. Il punto scelto per realizzare la blusa è un punto fiore, lo stesso che ha utilizzato la Fata. Ed è un punto che rende molto fresco e molto leggero il capo, quindi adatto anche in estate. Ringrazio la Tessiland per la vasta scelta di prodotti che comunque ci mette a disposizione e anche per la velocità con cui effettua le spedizioni. Grazie mille Francesca per aver collaborato con noi e soprattutto per apprezzare la velocità nelle spedizioni, anche perché qui c'è sempre una corsa per far sì che i pacchi vi arrivino quanto prima, sia con la spedizione Speedy ovviamente sia con la spedizione standard, e quindi siamo felici che qualcuno lo apprezzi. Il secondo progetto di oggi invece è di Roberta Peroni, che ha realizzato, diciamocelo, una borsa, la più forse imitata tra tutte, ma anche una delle più famose, che è la borsa Prada. Roberta ci ha raccontato che l'ha realizzata con il sublime e l'uncinetto 3,5. Ci ha scritto qualche piccola cosina. Lei ovviamente, come tante altre, è rimasta folgorata da questa foto, e di tutorial che realizzano qualcosa di simile o comunque borse a rete ce ne sono tanti. Quindi è stato davvero molto semplice realizzarla, e poi ci ha detto anche che il tè sublime sicuramente è stato un notevole aiuto perché è davvero molto facile, scorrevole e confortevole da lavorare. All'interno ha inserito anche una pratica pochette in modo tale da poter tenere tutto in ordine. Sicuramente in questo caso le nostre pochette Ottoman oppure anche le stesse sacche Ottoman possono essere di grande aiuto, o perché no anche le adoratissime pochette in juta che io utilizzo tantissimo per, insomma, ecco, completare questa borsa estiva pratica e sicuramente alla moda. Ma ci ha inviato anche lei un messaggio vocale e qualche foto, quindi ce lo sapete. Ciao, sono Roberta Peroni, ho 55 anni, abito a Monticello di Fara, una piccola frazione di Sarego, nella provincia di Vicenza, e niente, amo lavorare all'uncinetto, ho imparato ancora da piccola, me l'ha insegnato mia nonna. Ho scoperto per caso i prodotti della Tessiland seguendo la Fata Tuttofare su YouTube, e da lì ho trovato tanta scelta, tanti prodotti molto validi, e credo che sarà il mio punto di riferimento. Grazie.
Ciao a tutte, buon lavoro. Grazie mille Roberta. Ma scopriamo adesso chi ha ottenuto più mi piace, chi è la vincitrice di questo coupon. Lei lo sa già, ci ha ringraziato mille volte, siamo curiosi adesso di sapere che cosa acquisterà con questo buono sconto da 20 euro con spedizione oltretutto gratuita. La vincitrice è Silvia Gaggero, anche lei ha preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, ha realizzato anche lei questa blusa davvero molto elegante, a voi è piaciuta tantissimo e infatti l'avete premiata. Ci ha inviato un vocale in cui insomma ecco ci parla un po' di sé e del progetto, ovviamente vi ringrazia, quindi ascoltiamola e magari nel frattempo ci guardiamo anche qualche foto che ci ha inviato. Salve, sono Silvia Gaggero, sono di Rapallo e ho 64 anni. Ho scoperto la Fata Tuttofare 4-5 anni fa e con lei ho scoperto che non esistevano solo i centrini, ma un sacco di belle cose, e grazie a lei comunque sono riuscita a farle. Per questo progetto ho usato il Ronny lavorato doppio perché secondo me era un pochino sottile, e un uncinetto del 4,5. Ho usato quasi due rocche perché io sono un po' curvi e devo dire che mi sono trovata benissimo con questo filato, ma del resto con tutti i filati della tessila mi sono trovata sempre bene. Secondo me siete veramente i migliori. E la mia passione nasce da quando ero piccola, ho imparato giusto grazie a mia nonna. Poi ho sempre fatto comunque centrini, tende, le solite cose, insomma. E invece grazie giusto alla Fata, adesso io mi vesto, dico la verità, e vesto anche gli altri, quelli della mia famiglia, le mie figlie, e sono molto contenta di aver ricevuto tutti questi like. Mai più mi sarei aspettata una cosa del genere, e grazie a tutti, ci vediamo, a presto, ciao. Grazie a te davvero Silvia per le belle parole spese sui nostri articoli, sulla nostra azienda, e ancora complimenti e buona spesa. L'ultima volta, se ricordate, altrimenti andatela a rivedere, abbiamo parlato non di un altro progetto ma bensì dell'articolo più cliccato con maggiori interazioni di quel mese. Ebbene, quest'oggi ci ripeteremo, anche perché l'articolo più cliccato all'interno del nostro blog del mese di giugno è Bikini a uncinetto, un nuovo modo di vivere l'estate. E infatti quando si parla di estate e di mare si parla ovviamente anche di bikini, e quindi che siano bikini, trichini, costumi interi, a triangolo, con le coppette, senza coppette, insomma c'è da divertirsi durante quest'estate. Ecco perché probabilmente questo articolo vi è piaciuto tantissimo. All'interno ovviamente potrete trovare alcuni tutorial nei quali è stato utilizzato il filato per eccellenza per realizzare i costumi, che è, sapete? Sapete? Lo splash, ebbene sì. E ovviamente Rosaria, che è l'autrice di questo articolo, ci ha parlato anche un po' proprio del costume, quindi come nasce, della storia e insomma di quanto sia utile, confortevole, sostenibile realizzare un costume crochet, e soprattutto se si vuole essere alla moda, diciamo che è un capo che assolutamente non può mancare all'interno del nostro guardaroba. Vi consiglio sicuramente di leggerlo e di approfondire anche per una semplice nota culturale o per poter parlare di qualcosa. Sicuramente il costume crochet appunto è ritornato anche quest'estate 2023, e il filato, l'abbiamo già detto prima, da poter utilizzare è lo splash, senza dimenticare che comunque sul nostro catalogo è possibile trovare anche le coppette, il tessuto in licra, le clip per poter chiudere i reggiseni, insomma c'è davvero di tutto sul nostro sito per realizzare un costume crochet come si deve. E a tal proposito però vogliamo darvi anche qualche spunto dei costumi moda che ci sono proprio quest'estate, affinché possiate magari copiarli e farvi furbe. Guardiamo questa clip. Thank you.
davvero molto bella. Se quindi volete uno stile unico e personalizzato, ma anche comfort e flessibilità, ma con un occhio verso la sostenibilità, il costume crochet è quello che fa per voi. E la puntata di Tessiland con Division, sto morendo di caldo, finisce qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di cliccare un bel pollice in su sotto questo video se vi è piaciuto, se vi ha fatto fare due risate o comunque se volete premiare Francesca, Roberta e Silvia che ci hanno permesso di parlare dei loro progetti e anche di parlare di sé. Di commentare se avete delle domande per loro o per noi e ovviamente di seguirci su tutti gli altri social, quindi Facebook, iscrivetevi sulla nostra pagina Meglio di Maya, ma anche al nostro gruppo Tessiland, mi raccomando, il solo esclusivo gruppo Tessiland. Anche perché lo ricordiamo, Facebook si è in un certo senso evoluto o comunque ha cambiato le regole e noi ovviamente non possiamo che seguirlo. Affinché le vostre foto possano essere condivise, vi ricordo di postarle o sul vostro profilo e taggarci con chiocciolina Meglio di Maya, oppure potete condividerla direttamente sul nostro gruppo Tessiland. Adesso basta, scusate perché sto morendo di caldo e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ebbene sì, ad agosto torneremo per concludere insieme l'estate. Ci vediamo alla prossima puntata di Tessiland con Division. Mi raccomando, condividete. Ciao!